Un'altra sconfitta, la terza in 5 partite, ma forse è il male minore. La squadra infatti persevera negli errori difensivi e soprattutto perde nuovamente la testa. Atteggiamenti francamente incomprensibili in un momento della stagione in cui davvero non ci sarebbe nessun motivo di tensione. Equilibri precari, nervi fragilissimi. La gazzarra si scatena dopo il raddoppio modenese. Un attimo prima Pomante finisce a terra, i difensori si fermano, Asamoah finge di non capire e Bucchi non si commuove. Risultato, Gautieri fuori per un calcio ad Asamoah, secondo cartellino giallo ed espulsione anche per Pesaresi che va a cercare il contatto con lo stesso attaccante. E sulla presunta mancanza di fair play del Modena, l'origine del casus belli. Bucchi a freddo dopo la doccia, che cosa pensa dell'episodio tanto contestato? Ma sinceramente sono dispiaciuto, ma veramente dispiaciuto, perché posso capire la reazione dei giocatori, del mister, del Pescara. Probabilmente io avrei reagito nello stesso modo. Non credo di essere stato colpevole di nulla. Insomma, brutto finale, ma soprattutto nuovo campanello d'allarme per una squadra che deve necessariamente ritrovare calma e serenità. Eppure il Pescara del primo tempo induce all'ottimismo, malgrado l'ineccepibile espulsione di Antonio Aquilanti. Lancio frontale, difesa ancora impreparata, Zoppetti in ritardo, via libera per Asamoah, Aquilanti evita il rigore ma non il cartellino rosso. Pescara dunque in 10 dopo soli 7 minuti. Sarri sacrifica Jadid inserendo Pomante, Zoppetti viene dirottato sulla fascia destra. Il Pescara reagisce comunque alla prima avversità, fase di non possesso impeccabile, qualche sortita negli spazi, 15esimo Gautieri in verticale per Cammarata, ottimo il movimento dell'attaccante, molto meno la conclusione. Sul versante opposto Tisci illumina, l'ex più atteso Federico Giampaolo spaventa i biancazzurri Guardinghi, ma tutt'altro che rinunciatari. 24esimo, seconda palla gol assolutamente limpida, Luisi ricama, Gautieri prende il tempo a pivotto, porta spalancata, errore davvero incredibile dell'ex piacentino. Per contro il Modena si affida ai singoli, 28esimo Tisci da fuori, destro poderoso, Tardioli sventa, 43esimo Asamoah trova la flebile opposizione di Dell'Icarri, il contrasto di Pomante non appare ortodosso, arriva Campedelli che da posizione più che privilegiata colpisce l'esterno della rete. Nel mezzo invece, disimpegno errato di Perna, ne approfitta Vigna, tracciante di rara bellezza, quasi prodigio di Frezzolini. Ripresa, Modena più aggressivo, quinto minuto inizia iniziativa di Campedelli, sinistro dal limite, Tardioli neutralizza, tuttavia l'equilibrio si rompe al primo errore, Gautieri perde palla, Pesaresi è fuori posizione, Asamoah salta in velocità Dell'Icarri e rifinisce per Bucchi che anticipa Tardioli e realizza facilmente l'1-0. Duro colpo da cui i biancazzurri non si riprenderanno più, il resto è già consegnato agli archivi, con l'obbligo morale di invertire la rotta prima che il campionato si trasformi in un calvario. Mi dispiace solo per come è andata dopo, perché vedere magari qualcuno che fa la caccia a uomo nei confronti di Asamoah per un gol subito, posso capire l'amarezza, ma dare un calcio così a gioco fermo penso che non porti da nessuna parte. Poi è chiaro che c'è tanta amarezza, c'è il dispiacere di aver preso gol in inferiorità numerica, però sono cose che non si fanno, no? La domanda dunque è dopo, perché succede questo a una squadra caratterizzata, costituita da giocatori non di primo pelo? Ma sul perché dovremmo capirlo in questi giorni, perché anche noi abbiamo, come ben sapete, allestito la squadra negli ultimi giorni del mercato, per cui tanti giocatori cercheremo di conoscerli meglio. Non voglio cercare alibi, perché dobbiamo lavorare, probabilmente il susseguirsi di partite una dietro l'altra sottopone giocatori a stress nervosi particolari, anche perché questa squadra è stata fatta all'ultimo, cioè vengono da pochi giorni che sono insieme con una condizione fisica approssimativa, per cui è anche normale che le prime cose che saltano sono proprio i nervi.